Primo incontro con la stampa per il neo presidente dell'autorità portuale, Pietro Spirito, in carica da poco meno di 2 settimane. Nativo di Maddaloni e formatosi all'Università Federico II di Napoli, Spirito ha trascorso gran parte della sua carriera nelle varie aziende facenti parte delle Ferrovie dello Stato ed è stato dirigente dell'azienda di trasporto locale romana. Si inizia subito con un dato in ribasso: le presenze crocieristiche annunciate dalle società per il 2017 nel porto di Napoli saranno in diminuzione, ma si lavora già in prospettiva futura. Come sempre, le compagnie internazionali fanno i loro programmi per tempo e quindi oggi registriamo quello che già sappiamo che accadrà. Dovremo cominciare a lavorare nel 2017 per invertire una tendenza. È chiaro che lo potremo fare gradualmente, riacquisendo credibilità e offrendo prospettive. Il prodotto Napoli è un prodotto per le crociere, secondo me, competitivo. Lo dobbiamo configurare con una serie di pacchetti che siano tali da attirare gli operatori del settore. Al centro soprattutto la congiunzione tra Napoli, Castellammare di Stabia e Salerno, puntando a un nuovo corso per i porti campani. Quello che noi possiamo fare è tornare a essere competitivi nel bacino del Mediterraneo, ragionando sui paesi della costa africana, che sono paesi importanti in cui si registrano tassi di sviluppo rilevanti, e ragionando anche su collegamenti verso altre destinazioni che sono storicamente rilevanti per il nostro territorio, ad esempio i collegamenti con gli Stati Uniti d'America e con Nord America, dove i porti campani sono sempre stati molto collegati nel passato, e dobbiamo tornare un po' a guardare anche ad Occidente, oltre che a Oriente.